Ok, registrare in questa maniera qua con una videocamera di un computer, con una webcam si chiamano, sì, si chiamano webcam. Con una webcam di un computer per me è veramente difficoltoso perché non l'ho mai fatto, non sono per niente abituato, non so come stare perché riprende tipo tutto, se tipo io sto così mi vedete, cioè. È impossibile registrare con le webcam. Comunque, perché sto registrando con la webcam? Sto registrando con la webcam perché purtroppo non ho attualmente una videocamera. Migliore di questa perché devo ricomprarla. Come sapete, se avete visto il video di ieri, ho venduto la mia videocamera, quindi sono senza videocamera e non ho di meglio. Quindi mi scuso totalmente per la qualità che non si è mai vista su questo canale, la qualità peggiore che abbiate mai visto su questo canale. Mi scuso veramente tantissimo, però è solo per un video, solo per questo video. Da domani si torna con la qualità mega, super, ultra, neanche della videocamera vecchia. 10 volte superiore, cioè ve lo assicuro. C'è della polvere qui sopra e mi turba tantissimo. Comunque, prima di partire con il video vero e proprio, che si parlerà appunto di un rapper americano che mi avete fatto una testa così, comunque avete fatto bene a votare Lil Pump. È uscito Lil Pump e vi ringrazio perché è uno dei miei rapper preferiti attualmente sulla scena americana, quindi sono felicissimo di portarvi Lil Pump. Me lo chiedevate in tantissimi. Ieri finalmente ho fatto un post su Instagram, ieri l'altro. O ieri l'altro, ieri non mi ricordo. Ieri l'altro mattino, ieri mattina non mi ricordo. Prima di partire con il video sull'americano Lil Pump, sul rapper americano, vi volevo dire che sono uscite finalmente. Me l'avete chiesto in 3 milioni. È riuscita la maglietta Odem Pink, Kill Like an Alien. Mi raccomando, trovate qui sotto il link per prenotarla. Sarà disponibile dal 16.07. Mi raccomando, prenotatela perché se no non l'avrete mai più perché è l'ultima ristampa che farò. Questa è l'ultima ristampa, quindi o la comprate adesso o non l'avrete più. In ogni caso, il link è qua sotto per andare a vedere un'occhiata di questa maglietta, di questa splendida maglietta che ha venduto un sacco. Era sold out, è sempre stata sold out. Me l'avete chiesta. Adesso c'è l'ultima ristampa. Quindi se la volete acquistare, acquistatela adesso o non lo farete mai più. E mi è cascata. Ok, finalmente possiamo venire a noi e finalmente si torna a parlare di un rapper americano. Mi chiedevate questa serie in tantissimi, purtroppo mi hanno sostituito tanti youtuber che ovviamente nessuno parla di rapper americani, ne parli te una volta. Tutti americani! Comunque, a parte questo, per Lil Pump, chi è? Chi è Lil Pump? Partiamo subito. Lil Pump è un rapper giovanissimo, ha appena 16 anni. E sta già spaccando i culi, sta già spopolando tantissimo in America, sta già facendo dei numeri veramente assurdi. È nato l'altro ieri e è già al top delle classifiche. È già stato notato da tantissimi rapper di alto calibro. Uno fra i tanti è Lil Uzi, l'ha subito propsato assolutamente. Lil Uzi ha subito visto talento in questo ragazzo. Infatti ha twittato su Twitter appunto dei complimenti verso questo artista. Lil Pump, in maniera molto giocosa, prende il nome di una scuola elementare di Miami. Esatto, Lil Pump è una scuola elementare di Miami. Perché ho detto in maniera giocosa? Perché lui con la scuola effettivamente ha avuto sempre un rapporto bruttissimo, l'ha sempre odiata, ripudiata, insomma, non è che ha sempre fatto buone cose a scuola. Però su questa cosa ci soffermeremo dopo. Lil Pump nasce e cresce in Florida, originario di Miami, ha appena 16 anni, classe 2000 appunto. Sulla sua infanzia non ci sono moltissime informazioni, anche perché lui stesso non vuole rivelare, non vuole dare informazioni su di sé, tanto che non si conosce neanche anche il suo vero nome, o meglio, qualcuno ovviamente l'ha preso, però in ogni caso il suo nome non l'ha mai rivelato pubblicamente proprio perché non gli piace raccontare di se stesso, non vuole raccontare, appunto, non vuole far trapelare cose su se stesso, quindi praticamente è conosciuto soltanto come Lil Pump. E sulla sua infanzia, appunto, sulla sua crescita si sa veramente poco. Si sa molto poco sulla sua infanzia, si sa molto poco su di lui, però una cosa che si sa è ovviamente una rissa, perché queste cose escono sempre fuori in qualche modo. Una rissa. Dove è successa questa rissa? Come e perché? Allora, il perché non è ancora ben preciso. Non si sa ancora il perché di questa rissa. La rissa successe a scuola. Infatti lui per questa rissa venne espulso dalla scuola automaticamente. Se succede una cosa del genere, ovviamente l'espulsione da scuola è doverosa, ovviamente. Non si sa ancora bene il motivo, si sa soltanto che si è pestato con un altro ragazzo, un suo coetaneo. Yo. Di
conseguenza è stato espulso dalla scuola. Questa espulsione da scuola è stata però un beneficio per lui, è stato veramente un beneficio, perché questa espulsione gli ha permesso di buttare tutto il suo tempo che aveva, proprio aveva da buttare tempo perché non aveva da fare nulla, ha buttato tutte le sue energie sulla musica, e quindi questa espulsione da scuola è stato più un beneficio per Lil Pump che altro alla fine. Lil Pump però come ha iniziato a fare musica? Cioè, come ha iniziato? Da così a caso? Cioè, nel senso, non è che da un'espulsione uno prende e fa musica. No, Lil Pump non ha mai pensato veramente di fare rapper, di fare musica, cose così. Un certo Smoke Purp lo ha introdotto totalmente nella musica, lo ha convinto, lo ha spronato appunto a fare musica. Lil Pump inizialmente non era convinto, anzi, cioè Lil Pump non aveva mai fatto musica, non aveva basi su cui basarsi appunto per fare musica, di conseguenza è stato molto introdotto da questo rapper, ovvero Smoke Purp. Infatti il primo singolo di Lil Pump è proprio con Smoke Purp. Il singolo si chiama Johnny ed è una vera bomba, cioè non è questo pezzo che vi dico che cambia la storia, però è stato l'inizio di tutto, e si sente ovviamente che c'è un Lil Pump ancora poco esperto sul microfono, però credo che sia un pezzo niente male, quindi ve lo consiglio di ascoltare, veramente niente male. Johnny. Smoke Purp gli ha permesso di avere una fanbase molto molto attiva, infatti in pochissimo tempo Lil Pump ottiene fan e veramente la crescita è veramente rapidissima. Poco dopo Lil Pump decide di lanciare un pezzo di nome Pump. Pump è un pezzo che anche questo fece 10.000 visualizzazioni subito, che per lui era veramente un traguardo altissimo. Il rapper rivelò che il pezzo Pump fu completamente improvvisato, era praticamente un freestyle a caso, Smoke Purp stava registrando e lo misero sopra una base e così uscì Pump. Appunto, raggiunse 10.000 visualizzazioni, 10.000 ascolti subito, nemmeno il tempo di lanciare altre tracce che Lil Pump era già in cima alle classifiche di SoundCloud. Nel 2017, ovvero quest'anno, ha cominciato a lanciare una traccia dopo l'altra, veramente una traccia dopo l'altra, che gli ha permesso di crescere velocissimamente. Il rapper dai capelli rosa sta spopolando veramente ovunque, grazie appunto al suo successo ovviamente riesce a fare tanti soldi, che ovviamente non esclude mai da ogni sua storia Instagram o comunque dai suoi post su Instagram, non li esclude mai i soldi, state pure tranquilli. Grazie a questi soldi si è comprato già una Porsche che ha già distrutto. In ogni caso nei suoi post non esclude mai capi firmati, infatti fa vedere collezioni intere tipo di Gucci o comunque di tanti altri stilisti famosi. Lil Pump ama la moda, infatti non per nulla ha lo stemma di Gucci tatuato al centro del petto. Le sue tracce sono molto particolari, a volte distorte e molto ripetitive, e riprendono un po' anche il mood, secondo me, di Tentacion. Un po' quel mood io ce lo trovo abbastanza, soltanto fatto meglio. Fin da piccolo ha sempre ascoltato Chief Keef, e infatti ha sempre detto che è uno dei principali rapper a cui si ispira. Come vi ho detto precedentemente, Pump non ha mai voluto fare il rapper, infatti è successo tutto per caso, buon per lui, veramente. La sua traccia preferita è Broke My Wrist, anche se ovviamente la hit più assoluta è The Rose. Lil Pump è un rapper veramente molto giovane e pazzo, matto, ne fa di tutte veramente, però secondo me ha tutte le carte in regola per ribaltare la scena americana. Ragazzuoli, ditemi la vostra su Lil Pump, ditemi cosa ne pensate qua sotto, mi raccomando, nei commenti. Vi invito a lasciare un like, un commento, scrivetemi il rapper che volete nel prossimo episodio, mi raccomando, lasciate un like, un commento, passate nei miei social, soprattutto Instagram, qua era Dan. Ci vediamo al prossimo video, bella raga.